Grazie Presidente, saluto tutti gli intervenuti, i proponenti appunto della proposta di deliberazione popolare e intervengo diciamo, ribadendo quella che è stata, in parte ribadendo quella che è stata la nostra analisi in commissione patrimonio. Diciamo che dal nostro punto di vista questo regolamento presenta delle criticità. E la prima criticità messa anche a verbale relativamente a questo regolamento è relativa appunto all'oggetto, allo stesso oggetto. E, personalmente Non l'abbiamo reputo sentita, per un breve passaggio, se può ripetere, la prima criticità è relativa. che la prima criticità è relativamente all'oggetto della proposta. Come detto anche dai proponenti, in quella sede sono sorte dei dubbi, insomma più che dubbi, relativamente appunto all'oggetto, cioè che questi beni comuni, così come sono stati poi pensati, come sono stati, meglio analizzando quella che è l'esigenza che ha portato alla costituzione o quantomeno alla formazione di una categoria, di un tertium genus di categorie di beni, era quella appunto delle peculiarità di alcuni beni, peculiarità che a nostro modo di vedere non sono rinvenibili nei beni mobili, nei beni immobili, scusa, perdon. Questo perché appunto leggendo il regolamento si vede abbastanza chiaramente come all'interno dell'oggetto dei beni comuni può rientrare tutto, ma quando dico tutto, dico proprio tutto, tutto, nel senso prima il consigliere De Priamo per. Tentando appunto di dare una definizione di bene comune, dicendo che i beni comuni sono dei beni pubblici che via dicendo, ecco, già da questo si può rilevare il primo profilo di criticità, perché appunto nella proposta si prevede che possano essere oggetto di questi patti di collaborazione, quindi possono essere beni comuni anche i beni privati, quindi effettivamente. Tutto può essere un bene comune. Che cosa lo distingue? Che cosa poi diventa bene comune? Vedendo un po' l'interpretazione di quella che è stata la delibera anche regionale relativa ai beni comuni, è bene comune tutto quello che l'amministrazione ritiene comune con una delibera, con una delibera appunto che individua determinati beni che devono essere tolti dal paniere, diciamo così, dei beni pubblici, o meglio delle regole dei beni pubblici, e messi in un altro paniere. Dal mio punto di vista, questa prima criticità è una delle principali, per il semplice fatto che così facendo si ingenererebbe insomma, il problema appunto, di una doppia disciplina per il medesimo bene. Questi beni comuni e la necessità poi che era sorta dal professor Rodotà e via dicendo, era sulla possibilità di poter gestire appunto in maniera condivisa con la cittadinanza dei beni che per la loro stessa conformazione erano impossibili da gestire come beni normali, ecco, chiamiamoli come questo. Non è un caso che questa amministrazione li ha affrontati con il regolamento del verde e con le altre proposte che erano state elencate prima. Questo perché? Perché un parco, ecco, ad esempio, è uno di quei beni che in termini economici vengono definiti come beni non escludibili, cioè che indipendentemente dalla volontà tu non puoi escludere la fruizione da parte dei soggetti, ovvero, o meglio, è molto molto difficile escludere la fruizione da parte dei soggetti e quindi inevitabilmente comportano una collaborazione che noi continuiamo a ritenere, che io e tutto il gruppo riteniamo molto importante e molto necessaria per questa tipologia di beni, questi beni non escludibili, insomma. Per quando si parla di beni immobili che hanno una porta, che hanno una chiave e il cui godimento, la cui fruizione è facilmente limitabile, ecco, cambia discorso. Non sono beni che possono essere equiparati, che possono formare, a nostro modo di vedere, l'oggetto della medesima proposta. Questo perché? Perché, come anticipato, si verrebbe a creare la situazione per cui per un determinato bene immobile si seguono determinate regole, per un altro bene immobile individuato previamente dall'amministrazione se ne seguono altre. Poco male fino a qua, però ecco i dubbi che poi sorgono vengono poi confermati dalla proposta stessa e questo è il mio punto di vista personale che non è stato esplicitato poi nella commissione patrimonio che
ha reso parere di astensione sulla proposta, appunto per diciamo limitandosi alle criticità relative all'oggetto, ma appunto le criticità relative a questa doppia normativa sui medesimi beni si ravvisa nel momento in cui appunto si vanno a leggere le norme relativamente ai patti di collaborazione semplici e ai patti di collaborazione complessi. Credo che se vengano un secondo che leggo perché non vorrei dire inesattezze. Patto di collaborazione ordinario e patto di collaborazione complessi, sì, esattamente. O meglio, noi oggi con questo rogamento si propone una nuova forma, chiamiamola contrattuale, anche se non si può che dire contrattuale, un nuovo negozio giuridico, ecco, diciamo questo, perché appunto l'oggetto non dovrebbe essere economicamente rilevabile, o meglio quantificabile. E appunto in cui se si vede sia i patti di collaborazione ordinari, i patti di collaborazione complessi, che quindi sono questo nuovo negozio giuridico che almeno sulla carta sarebbe anche utile sempre per quel tipo di oggetto che abbiamo detto prima, ma che sono totalmente sprovviste di procedura di evidenza pubblica. Cioè noi possiamo dire benissimo che noi abbiamo questo nuovo negozio giuridico che permette alla pubblica amministrazione, ai cittadini, una collaborazione e quindi un dialogo su quelli che devono essere gli obblighi e i diritti reciproci, che è molto importante. Però a ben vedere, questo è il nocciolo della questione, dal mio punto di vista, è totalmente privo delle regole che individuano chi con chi la pubblica amministrazione dovrebbe contrarre. E quindi si avrebbe la paradossale situazione per cui per un determinato bene immobile si dovrebbe fare un avviso pubblico o una procedura di evidenza pubblica, mentre per questi beni no, a ben vedere. Si prevede una sottospecie di evidenza pubblica, se così si può dire, per quando si parla di patti di collaborazione complessi, in cui si dice se ci sono due soggetti che hanno avanzato proposte, allora in tal caso si fa una contemporazione, però non è questa l'evidenza pubblica, cioè non è che può sorgere solo ed esclusivamente laddove appunto ci siano due soggetti che hanno la stessa idea, ma la trasparenza e l'evidenza pubblica sta nella pubblica amministrazione, che rende pubblico e rende noto a tutta la cittadinanza che si sta avviando questa sperimentazione, che si sta avviando questa progettualità e via dicendo, e dovrebbe raccogliere tutte le istanze dei cittadini, non solo le istanze di qualcuno. E questa cosa in un certo qual modo è confermata laddove nelle norme finali, se non erro, quando si parla di pubblicità, in cui si dice dei patti già avviati o dei patti di collaborazione che sono già stati stipulati si pubblica sull'albo petrolio e via dicendo, dandone. Però non è quella la questione, la trasparenza non si fa ex post, si fa ex ante. Cioè nel senso, prima si rende noto alla cittadinanza che si sta avviando questo tipo di collaborazione, e in seconda battuta poi si aggiudica, si individua il contraente di questi patti di collaborazione e successivamente si rende pubblico. Questa è la base della trasparenza della cosa, e che qui in un certo modo non siamo riusciti a rilevare. Un ultimo appunto e poi vado in chiusura. Io ho avuto il piacere e l'onore di seguire una lectio magistralis del professor Arena presso l'Università di Roma 3 sui beni comuni, e sono stato molto stupito piacevolmente, positivamente, dalla visione molto bella insomma del professor Arena su questi beni pubblici ma non solo sui beni pubblici, ma proprio sul concetto di cittadinanza e su quello che la cittadinanza dovrebbe fare per la città, che mi trovo molto d'accordo. Però alla domanda di uno degli studenti, io ero un auditore, di uno degli studenti che recitava così: mi scusi professore, ma qual è la differenza fra un patto di collaborazione, quindi un bene comune, e un partenariato pubblico-privato? Cioè un soggetto va dalla pubblica amministrazione e gli dice vorrei prendere in cura questa cosa, questi sono i soldi, queste sono le cose. E il professor Arena disse giustamente: la differenza sta nel fatto che questi beni comuni sono gestite da soggetti del terzo settore, quindi soggetti che storicamente si pongono cosiddetta nella sussidiarietà cosiddetta orizzontale. Ma il nocciolo della questione, la differenza tra un partenariato pubblico-privato e un bene comune, è nel fatto nella mancanza, nella seconda fattispecie, di economicità. È per questo che non si può, che si utilizza il nuovo negozio del patto di collaborazione e non si utilizza la vecchia concessione.
Però ecco, l'ultimo rilievo che faccio è proprio in questo: questa assenza di economicità nei patti di collaborazione, nelle collaborazioni tra pubblico e privato, qui invece c'è, e c'è come. Nel momento in cui si va a vedere appunto gli articoli, chiedo un secondo solo per ritrovare il punto, al capo quarto, forme di sostegno, all'articolo 10 e all'articolo 11, quando si parla appunto di attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno, e già questo ci dovrebbe far capire i rilievi sull'evidenza pubblica, anche secondo quanto previsto dall'articolo 12 della 241 e 90, e in seconda battuta all'articolo 11, quando si parla di esenzione di agevolazioni in materia di canone e tributi locali, tutte richieste legittime, ma che sia per la legge ma anche dal mio modo di vedere le cose dovrebbero quantomeno essere subordinate a una procedura ad evidenza pubblica, quindi non predeterminare, non è il proponente che si autodetermina come contraente nei confronti della pubblica amministrazione, ma la pubblica amministrazione che dovrebbe, tramite le procedure ormai notorie e stranote, individuare il contraente poi di questo particolare e peculiare patto di collaborazione, che io ritengo appunto, seppur non per questi beni, per i beni oggetto di questo regolamento, o meglio in parte, perché ad esempio, come ribadisco, per un parco questo regolamento, questo concetto di beni comuni è assolutamente aderente, anzi reputo che sia necessario per un parco, per un lago e via dicendo. Per un bene immobile mi riesce un po' più difficile, ecco, immaginare una collaborazione così costituita. Detto questo, mi taccio e lascio la parola ai miei colleghi, riservandomi di intervenire in dichiarazione di voto. Grazie Presidente.